Ciao ragazzi, oggi facciamo la magia della carta. Perché si chiama magia? Perché trasformeremo un foglio di giornale in un simpatico cartoncino che potrete utilizzare come biglietto d'augurio o come quadretto da appendere a casa vostra o fuori dalla vostra cameretta. Cosa ci serve per il nostro laboratorio? Innanzitutto un foglio di giornale che potete prendere da un qualsiasi quotidiano, una bacinella con un po' di acqua calda e fondamentale un setaccio. Potete utilizzare anche quelli di plastica che magari da piccoli usavate in spiaggia. Possiamo fare tutto con le nostre mani oppure alla fine farci dare, diciamo, una mano da un frullatore. Iniziamo il nostro laboratorio prendendo il foglio di giornale in mano, la parte della piega in alto, la parte aperta in basso, e iniziamo a fare tante strisce di tutto il giornale. Una volta che ho ridotto tutto il giornale in strisce, ne prenderò una, due alla volta tenendole chiuse e inizio a ridurre le strisce in piccoli pezzettini di carta. Farò il mio bel mucchietto, lo metto da questa parte, e così di tutte le strisce. Bene, abbiamo fatto il nostro mucchietto di carta, adesso lo mettiamo all'interno della bacinella. Benissimo. Mettiamo l'acqua calda e poi iniziamo a mescolare la nostra carta nell'acqua. Noterete che l'acqua diventerà grigia perché ovviamente l'inchiostro inizia a mescolarsi e a sciogliersi e andare nell'acqua, e possiamo continuare così anche perché, diciamo, è molto rilassante questa attività. Possiamo continuare così per alcune ore o lasciare per esempio la carta macerare nell'acqua per alcuni giorni. Oggi che non abbiamo tanto tempo ci facciamo dare una mano appunto da un frullatore a immersione. Bene, una volta che la nostra carta sarà diventata un bel impasto, una bella poltiglia, iniziamo a far prendere vita il nostro pezzettino di cartoncino prendendo il setaccio che vi dicevo prima. Quindi prendiamo un po' di impasto e lo facciamo scocciolare. Come vedete è diventata molto grigia. Una volta che il mio impasto ha perso abbastanza acqua, riesco a fare, diciamo, una polpettina, prendo e strizzo un po' di carta, faccio perdere un po' d'acqua. Posso aiutarmi adesso per la creazione del mio cartoncino con uno straccetto o un pezzettino di plastica ricavato magari dai sacchetti dell'immondizia. Metto la mia polpettina al centro del mio pezzettino di plastica e inizio a picchiettare con il palmo delle dita, non con il palmo della mano, non con la punta delle dita, ma proprio con il palmo delle dita. Allargo il mio lavoretto in modo da renderlo più sottile possibile, senza creare buchi e senza far schizzare l'acqua fuori dalla polpetta. Una volta che il mio impasto è abbastanza sottile, quindi ha raggiunto uno spessore, possiamo appunto utilizzare come un cartoncino, un bigliettino, gli do una forma, come avete visto, a rettangolino, semplicemente girando la plastica e un po' di impasto. Ecco, un po' cicciottello questa volta, però comunque il nostro cartoncino è pronto. Cosa dobbiamo fare adesso? Lasciamo ovviamente asciugare, quindi sarà asciutto, dipende appunto da quanta umidità, da quanto calore avete in casa, comunque in linea generale mai sopra una fonte di calore, quindi mai sopra i termosifoni, anche perché la carta altrimenti tende ad arricciarsi verso l'alto. Vi consiglio, fra un paio di giorni, di rovesciare come una frittatina il vostro lavoretto e magari di metterci un peso sopra, in modo proprio che diciamo non prenda pieghe strane. Infatti vedete che appunto questo fogliettino è praticamente diritto.
Bene, spero che vi siate divertiti. Se avete foto o video in cui mostrate come avete riutilizzato qualche rifiuto o avete insegnato ai vostri genitori a fare la raccolta differenziata, inviatecelo a davide.bonetto@netaziendapulita.it o a studionatura3@gmail.com. Ciao a tutti!